Parte 2. Il premio. Capitolo 11. Le parole di Lucy Gray bruciavano, ma a ben vedere erano più che meritate. Coriolanus non l'aveva mai veramente reputata una possibile trionfatrice dei giochi e renderla tale non aveva mai fatto parte della sua strategia. Aveva desiderato soltanto che il suo carisma e il suo fascino contagiassero anche lui e gli facessero avere successo. Persino l'incitamento a cantare per ottenere degli sponsor era un tentativo di protrarre l'attenzione che lei gli procurava. Solo un attimo prima che le sue mani fossero guarite era una buona notizia, perché avrebbe potuto usarle per suonare la chitarra la sera dell'intervista, non per difendersi da un attacco nell'arena. Il fatto che Lucy Gray fosse importante per lui, come aveva affermato allo Zoo, peggiorava solo le cose. Avrebbe dovuto cercare di proteggere la sua vita fin dall'inizio, aiutarla a trionfare ai giochi, e questo a prescindere dalle probabilità di vittoria. Io dicevo sul serio che sei la torta con anche la ciliegina, riprese la ragazza. Tu sei l'unico che si è preoccupato di farsi vedere. Tu e il tuo amico Sejanus. Voi due vi siete comportati come se fossimo esseri umani. Ma adesso l'unico modo in cui puoi ripagarmi davvero è aiutarmi a sopravvivere. Sono d'accordo. Mettersi in gioco lo fece sentire un po' meglio. D'ora in avanti gareggiamo per vincere. Lucy Gray allungò il braccio. Ci stringiamo la mano. Coriolanus gliela strinse con cautela. Hai la mia parola. La sfida lo galvanizzava. Fase 1. Io. Penso a una strategia. Noi pensiamo a una strategia, lo corresse lei, ma sorrise e diede un morso al panino. Noi pensiamo a una strategia. Rifece i conti. Ti sono rimasti solo 14 avversari, a meno che non trovino Marcus. Se riesci a tenermi in vita per qualche altro giorno potrei vincere a tavolino, disse. Curiolanus diede un'occhiata alla sala e guardò i rivali del suo tributo spezzati, malaticci, coperti di catene e questo lo rinfrancò finché non dovette riconoscere che le condizioni di Lucy Gray non erano molto migliori. Ciò nonostante, con i distretti 1 e 2 fuori gioco, Jessup che vegliava su di lei e il nuovo programma di sponsorizzazione, le sue probabilità erano aumentate notevolmente rispetto a quando era arrivata a Capital City. Forse, se lui fosse riuscito a non farle mancare da mangiare, Lucy Gray avrebbe potuto correre a nascondersi da qualche parte nell'arena, mentre gli altri combattevano tra loro o morivano di fame. Devo chiederti una cosa, disse. Se si arrivasse a tanto, uccideresti qualcuno? Lucy Gray soppesò la domanda mentre masticava. Magari per autodifesa, rispose. Sono gli Hunger Games. È tutto autodifesa, replicò lui. Ma forse è meglio se scappi dagli altri tributi e ti procuriamo degli sponsor per mangiare. Cioè, così aspetti che le acque si calmino un po'. Sì, questa è la strategia migliore per me, concordò la ragazza. Patire cose tremende è una delle mie doti. Un pezzetto di pane secco la fece tossire. Coriolanus le passò una bottiglia d'acqua presa dallo zaino. Faranno comunque le interviste, ma sono facoltative. Te la senti? Scherzi, ho una canzone fatta apposta per questa voce da whisky, rispose. Mi hai trovato una chitarra? No, lo faccio oggi, promise lui. Ci sarà pur qualcuno che possa prestarmene una. Se riusciremo a procurarti qualche sponsor, sarà un grosso passo avanti per farti ottenere la vittoria. Lei cominciò a parlare con un po' di vivacità di quello che avrebbe potuto cantare, però avevano concesso loro solo dieci minuti. E infatti il breve incontro terminò con la professoressa Sikel, che ordinava ai mentori di tornare nel laboratorio di biologia avanzata. Seguendo quelle che dovevano essere misure di sicurezza più severe, i pacificatori li scortarono e il decano Highbottom spuntò i loro nomi mentre procedevano in fila fino ai loro posti. I mentori sani dei tributi morti o mancanti, tra cui Livia e Sejanus, erano già seduti ai tavoli del laboratorio e guardavano la dottoressa Gol far cadere delle carote nella gabbia del coniglio. Coriolanus cominciò a sudare quando vide la donna così vicina e così pazza. Oppiti, oppiti, carota o bastone? Muoiono tutti e neanche tu. Si girò verso di loro, in attesa, ma ogni mentore distolse lo sguardo. Tranne uno. Stai benone? concluse Sejanus. La dottoressa Gol scoppiò a ridere. Ah, il compassionevole! Dov'è il tuo tributo, ragazzo? Qualche indizio? Capitol News aveva continuato a seguire la caccia all'uomo di Marcus, ma ormai aveva diradato i servizi. La voce ufficiale era che fosse bloccato in un livello periferico dello scambio, dove sarebbe stato catturato a breve. La città aveva ritrovato la calma, vista l'opinione diffusa secondo la quale O era già morto. O sarebbe stato preso da un momento all'altro. In ogni caso, il ragazzo sembrava più incline a fuggire che a saltare fuori dal suo nascondiglio per uccidere innocenti cittadini di Capitol. Forse è in cammino verso la libertà, rispose Sejanus con voce tesa. Forse è stato arrestato e hanno taciuto la cosa. Forse è ferito e si nasconde. Forse è morto. Non ne ho la minima idea. E lei? Coriolanus non poté non ammirare il suo coraggio. Certo, Sejanus non sapeva fino a che punto fosse pericolosa la dottoressa Goal. Sarebbe potuto finire in una gabbia con due ali da pappagallino e la proboscide, se non avesse fatto attenzione. No, non risponda, quasi sputò Sejanus. O è morto, o morirà quando lo prenderete e lo trascinerete per le strade in catene. Ne abbiamo il diritto, ribatté la dottoressa Goal. No che non lo abbiamo. Non mi importa ciò che dite. Non avete nessun diritto di affamare le persone, di punirle senza motivo, nessun diritto di privarle della vita e della libertà. Con quelle ci nasciamo tutti e non sono lì perché possiate prendervele. Aver vinto una guerra non vi dà quel diritto. Essere di Capitol City non vi dà quel diritto. Niente al mondo può darvelo. Ah, oh, non so nemmeno perché sono venuto qui oggi. A quelle parole Sejanus si alzò di scatto e schizzò verso la porta. Quando provò a girare la maniglia, quella non si mosse. La scosse e poi si voltò a fronteggiare la dottoressa Gol. Ci chiude dentro adesso? Sembra la nostra piccola gabbia delle scimmie. Non sei stato congedato, disse la donna. Siediti, ragazzo. No. Sejanus si espresse con calma, ma la sua risposta... Fece comunque sobbalzare i presenti. Dopo un attimo di silenzio intervenne il decano Highbottom. La porta è chiusa dall'esterno. I pacificatori hanno ordine di non disturbarci fino a nuovo avviso. Siediti, per favore. Oppure dobbiamo chiedere che ti accompagnino da qualche altra parte? insinuò la dottoressa Gol. Credo che gli uffici di tuo padre siano qui vicino. Evidentemente. Malgrado l'insistenza con cui lo aveva sempre chiamato ragazzo e basta, sapeva fin dall'inizio chi fosse Sejanus. Sejanus, che ardeva di rabbia e umiliazione, era riluttante o incapace di muoversi. Si limitò a starsene lì a fissare la dottoressa Gol finché la tensione non divenne insopportabile. C'è un posto vuoto accanto a me, quelle parole uscirono spontanee dalla bocca di Coriolanus. La proposta distrasse Sejanus, che a quel punto parve sgonfiarsi. Fece un respiro profondo, tornò indietro e si fece scivolare sullo sgabello. Una mano stringeva la cinghia dello zaino, l'altra era chiusa a pugno sul tavolo. Coriolanus si pentì di non aver tenuto la bocca chiusa. Notò che il decano lo guardava con aria interrogativa e si diede da fare aprendo il quaderno e togliendo il cappuccio alla penna. Le vostre emozioni sono forti, disse la dottoressa Gall, rivolta alla classe. Lo capisco, davvero. Ma dovete imparare a imbrigliarle e trattenerle. Le guerre si vincono con la testa, non con il cuore. Pensavo che la guerra fosse finita, disse Livia. Anche lei sembrava arrabbiata, ma non allo stesso modo di Sejanus. Coriolanus immaginò che lei fosse solo irritata per aver perso il suo robusto tributo. Pensavi questo, anche dopo la tua esperienza nell'arena? chiese la dottoressa Goll. Io sì, intervenne Lisistrata. E se la guerra è finita, tecnicamente dovrebbero esserlo anche le uccisioni, no? Sto cominciando a pensare che non finirà mai, ammise Festus. I distretti ci odieranno sempre e noi odieremo sempre loro. Credo che potresti essere sulla strada giusta, disse la dottoressa Goll. Consideriamo per un attimo che la guerra sia una costante. Magari il conflitto avrà flussi e riflussi, ma non terminerà mai veramente. In tal caso, quale dovrebbe essere il nostro obiettivo? Sta dicendo che non è possibile vincere, chiese Lisistrata. Diciamo che non sia possibile, rispose la donna. A questo punto, qual è la nostra strategia? Coriolanus strinse le labbra per non lasciarsi sfuggire la risposta. Che era ovvia, troppo ovvia, ma sapeva che Tigris aveva ragione riguardo a levitare la dottoressa Gol, anche se rispondere avrebbe potuto procurargli degli elogi. Mentre la classe rifletteva sulla domanda, la donna camminò tra i tavoli, finendo poi per fermarsi davanti al suo. Signor Snow? Qualche idea su quello che dovremmo fare con la nostra guerra infinita? Coriolanus si consolò pensando che la Gaul era avanti negli anni e che nessuno viveva in eterno. Signor Snow, insiste lei. Aveva l'impressione di essere come il coniglio che veniva stuzzicato con l'asticella metallica. Non vuoi tirare a indovinare? La controlliamo, disse sottovoce. Se è impossibile porre fine alla guerra, allora dobbiamo controllarla a tempo indeterminato. Proprio come facciamo adesso. Con i pacificatori che occupano i distretti, con leggi severe e con richiami che ricordino continuamente chi è che comanda, come gli Hunger Games. In qualunque scenario è sempre preferibile avere il coltello dalla parte del manico, essere i vincitori piuttosto che gli sconfitti. Anche se nel nostro caso è nettamente meno decoroso dal punto di vista etico, mormorò Sejanus. Difenderci non è immorale ribatté Livia. E chi non preferirebbe essere il vincitore piuttosto che lo sconfitto? Non credo mi interessi molto essere l'uno o l'altro, disse Lisistrata. Ma considerata la domanda, non c'era una scelta, le ricordò Coriolanus. Non se ci rifletti. Non se ci rifletti, eh, casca? disse la dottoressa Gol mentre tornava indietro. Una piccola idea può salvare molte vite. Il decano scarabocchiò qualcosa sull'elenco dei mentori. Forse Highbottom è un coniglio da laboratorio proprio come lo sono io, e si chiese se non stesse sprecando tempo a preoccuparsi di lui. Ma fatevi coraggio, proseguì allegramente la donna. Come quasi tutte le circostanze della vita, anche la guerra ha i suoi alti e bassi. Ed ecco il vostro nuovo compito. Scrivetemi un tema su tutto quello che c'è di attraente nella guerra. Tutto quello che vi è piaciuto della guerra. Molti ragazzi alzarono gli occhi per la sorpresa, ma Coriolanus no. Quella donna aveva fatto attaccare Clemenzia dai serpenti per puro divertimento. Era evidente che godeva nell'assistere alla sofferenza altrui e forse dava per scontato che per tutti loro fosse lo stesso. Lisistrata si accigliò. Quello che ci è piaciuto. Non dovrebbe volerci molto, disse Festus. È un progetto di gruppo? chiese Livia. No, individuale. Il problema dei compiti di gruppo è che di solito tutto il lavoro lo fa una sola persona, rispose la dottoressa Goll, strizzando l'occhio a Coriolanus, cosa che gli fece accapponare la pelle. Ma consultatevi pure con le vostre famiglie, potrebbero sorprendervi. Siate più sinceri che potete. Portatemi i vostri temi alla riunione dei mentori di domenica. Estrasse dalla tasca qualche altra carota, tornò a girarsi verso il coniglio e parve dimenticarsi di loro. Quando furono congedati, Sejanus seguì Coriolanus lungo il corridoio. Devi smetterla di salvarmi! Coriolanus scosse la testa. Non riesco proprio a controllarmi, è come un tic. Non so cosa avrei fatto se non ci fossi stato tu. Sejanus abbassò la voce. Quella donna è il male. Dovrebbe essere fermata. Coriolanus riteneva che ogni tentativo di spodestare la dottoressa Gol sarebbe stato inutile, ma si mostrò comunque solidale. Ci hai provato. E ho fallito. Vorrei tanto che la mia famiglia potesse tornare a casa, al distretto 2, che è dove dovremmo essere. Non che lì ci vorrebbero, disse Sejanus. Essere un cittadino di Capitol finirà per uccidermi. È un brutto periodo, con i giochi e la storia delle bombe nell'arena. Nessuno dà il meglio di sé. Non fare niente di imprudente ti può scappare, però. Mentre gli dava una pacca sulla spalla, Coriolanus pensò: Potrei aver bisogno di un favore. Scappare dove? Come? Con cosa? Comunque ti sono davvero molto grato per il sostegno. Vorrei riuscire a trovare un modo per ringraziarti. In realtà, qualcosa di cui Coriolanus aveva bisogno c'era. Non è che per caso hai una chitarra da prestarmi, vero? I Plint non avevano chitarre, così dedicò il resto del mercoledì pomeriggio a mantenere la promessa fatta a Lucy Gray. Chiese in giro a scuola, ma la risposta più soddisfacente che ottenne fu un forse da parte di Vipsania Siekel, mentore del ragazzo del distretto 7, Trecce, il tributo che allo zoo aveva fatto il giocoliere con le noci. Ah, sì, mi pare che in tempo di guerra ne avessimo una, gli disse. Lasciami verificare e ti faccio sapere. Mi piacerebbe tanto sentir cantare di nuovo la tua ragazza». Lui non sapeva se crederle o no. I Sickle non gli davano l'impressione di essere amanti della musica. Vipsania, poi, aveva ereditato la passione per la competizione di sua zia Agrippina e, per quanto ne sapeva lui, stava tentando di boicottare l'esibizione di Lucy Gray. Ma quel gioco si poteva giocare in due. Quindi le disse che era la sua salvezza e continuò a cercare dopo essere uscito a mani vuote dall'accademia pensò a Pluribus Bell forse a lui erano rimasti degli strumenti dai giorni in cui gestiva il suo locale notturno non appena la porta del vicolo sul retro si aprì boabel corse a strusciarsi contro le gambe di Coriolanus producendo il brontolio di un motorino mentre gli faceva le fusa cominciava a essere un po' vecchiotta dall'alto dei suoi 17 anni Perciò la prese in braccio con la massima attenzione. Ah, lei è sempre felice di vedere un vecchio amico, disse Pluribus, invitando Coriolanus a entrare. La sconfitta dei distretti non aveva inciso sull'attività commerciale di Pluribus, che infatti si procurava ancora da vivere con il mercato nero, anche se adesso tendeva a smerciare prevalentemente articoli di lusso. Mettere le mani su alcolici, cosmetici e tabacco di qualità discreta continuava a essere difficoltoso. Il distretto 1 aveva pian piano ripreso a rifornire Capital City di beni volutuari. Ma non tutti vi avevano accesso e costavano cari. Gli Snow non erano più clienti regolari, ma di tanto in tanto Tigris passava di lì per vendere a pluribus i buoni del razionamento, che avrebbero permesso loro di comprare carne o caffè, articoli che di solito non potevano permettersi. La gente era contenta di pagare per il privilegio di acquistare un cosciotto d'agnello in più. Famoso per la sua discrezione, Pluribus restava una delle poche persone con cui Coriolanus non doveva fingere di essere ricco. Era a conoscenza della situazione degli Snow, eppure non l'aveva mai raccontata in giro e non li aveva mai fatti sentire inferiori. Quel giorno versò a Coriolanus un bicchiere di tè freddo, riempì un piatto di biscotti e gli offrì una sedia. Parlarono delle bombe esplose nell'arena e di come avessero riportato alla mente i brutti ricordi della guerra. Ma ben presto i loro discorsi virarono su Lucy Gray, che a Pluribus aveva fatto un'impressione molto favorevole. Se ne avessi qualcuna come lei, quasi quasi riaprirei il locale, rifletté Pluribus. O venderei comunque le mie cosine, ma potrei organizzare spettacoli nei fine settimana. La verità è che eravamo tutti così impegnati a ucciderci null'altro. Che abbiamo dimenticato come ci si diverte. Lei lo sa, però, la tua ragazza. Coriolanus gli parlò di quello che avevano programmato per l'intervista e chiese se magari avesse una chitarra da prestare. La tratteremo bene, te lo prometto. La terrei a casa mia, a parte quando la suona lei, e te la restituirei subito dopo lo spettacolo. Pluribus non aveva bisogno di essere convinto. Sai. Ho messo via tutto dopo che le bombe hanno colpito Cyrus. Una stupidaggine, in realtà. Come se potessi dimenticare così facilmente l'amore della mia vita. Si alzò e spostò una pila di casse di profumo, mostrando lo sportello di un vecchio armadio. Dentro, amorevolmente disposti sugli scaffali, c'erano strumenti musicali di tutti i tipi. Pluribus tirò fuori una custodia di pelle, che, strano a dirsi, non era affatto impolverata, e la aprì. Un gradevole profumo di lucido e di vecchio legno raggiunse il naso di Coriolanus mentre guardava lo scintillante oggetto dorato che si trovava all'interno. La cassa che aveva la forma di un corpo femminile, le sei corde che percorrevano il lungo manico, su, su, fino alle chiavi di accordatura. La sfiorò appena con un dito. Anche se era terribilmente scordata, la ricchezza del suono lo attraversò. Scosse la testa. È troppo bella non vorrei mai correre il rischio di danneggiarla mi fido di te e della tua ragazza voglio sentire cosa riesce a tirarne fuori pluribus chiuse la custodia e gliela porse prendila e dille che tengo le dita incrociate per lei è bello avere un amico in mezzo al pubblico grazie pluribus disse coriolanus nel ricevere la chitarra riconoscente spero che tu riapra il locale diventerò un cliente fisso Proprio come tuo padre, commentò l'altro con una risatina. Quando aveva circa la tua età, tutte le sere lo chiudeva lui questo posto, insieme a quel furfante di Casca Highbottom. Ogni dettaglio di quelle parole gli sembrava assurdo. Il suo severo padre, così rigido e privo di senso dell'umorismo che se la spassava in un locale notturno e in compagnia tra tutti del decano Highbottom non li aveva mai sentiti menzionare insieme nella stessa frase, anche se avevano più o meno la stessa età. Scherzi, vero? Oh no, erano due matti, disse Pluribus. Ma prima di poter approfondire, venne interrotto da un cliente. Curiolanus portò a casa il suo trofeo con la massima cura e una volta arrivato lo posò sul cassettone. L'oggetto suscitò tutta una serie di oh e ah da parte di Tigris e della signora nonna, ma lui non vedeva l'ora di assistere alla reazione di Lucy Gray. Qualunque strumento avesse nel distretto 12 non sarebbe mai stato paragonabile a quello di Pluribus. Il mal di testa che aveva bastò per mandarlo a letto al tramonto, ma ci mise un po' ad addormentarsi, preso com'era dal pensiero del rapporto tra suo padre e quel furfante di casca Highbottom. Se erano stati amici come aveva lasciato intendere Pluribus, evidentemente di quella simpatia non era rimasto nulla. Continuava a pensare che, per quanto intimi fossero stati nei giorni di Baldoria, le cose tra loro non dovevano essere finite bene. Appena possibile, avrebbe cercato di convincere Pluribus a dargli altri particolari. Ciò nonostante, i giorni seguenti non gli offrirono occasione di farlo perché vennero dedicati a preparare Lucy Gray per l'intervista, fissata per sabato sera. A ogni coppia, mentore e tributo, era stata assegnata un'aula in cui lavorare. C'erano due pacificatori di guardia, ma la ragazza era stata liberata sia dalle catene sia dai ceppi. Tigris aveva fornito un suo vecchio vestito, dicendo che, se Lucy Gray era disposta a fidarsi di lei, le avrebbe lavato e stirato il vestito arcobaleno per la trasmissione. Lucy Gray esitava, ma quando lui le consegnò l'altro regalo di Tigris, una piccola saponetta a forma di fiore che profumava di lavanda, lo fece voltare di spalle e si cambiò. La cura amorevole con cui la ragazza maneggiava la chitarra, come se fosse un essere senziente, gli lasciava intravedere un passato così diverso dal suo che faticava a immaginarselo. Lucy Gray si prese il tempo necessario per accordare lo strumento e poi suonò una canzone dopo l'altra all'apparenza affamata di musica quanto dei pasti che lui le portava. Coriolanus le dispensava tutto il cibo che riuscivano a mettere da parte, oltre a bottiglie di tè addolcito con lo sciroppo di mais per darle sollievo alla gola. Le sue corde vocali risultavano molto migliorate quando giunse il grande momento. Hunger Games, una serata di interviste, iniziò davanti a un pubblico in carne e ossa nell'auditorium dell'Accademia. Mentre veniva trasmesso in tutto Panem. Condotto dal buffonesco meteorologo di Capitol TV, Lucretius Lucky Flickerman, lo spettacolo sembrava tanto palesemente inappropriato quanto incredibilmente gradito a così poca distanza da tutte quelle morti. Lucky indossava un completo azzurro con il colletto alto impreziosito da Strass, aveva i capelli pieni di gel cosparsi di cipria color rame, e il suo stato d'animo. Poteva soltanto essere definito come allegro. Il fondale del palcoscenico, riesumato da qualche produzione anteguerra, raffigurava un cielo stellato e scintillava di conseguenza. Dopo aver ascoltato una vivace interpretazione dell'inno, Lucky diede il benvenuto al pubblico alla nuovissima edizione degli Hunger Games, che celebrava il nuovissimo decennio. Un'edizione alla quale ogni cittadino di Capital City poteva partecipare sostenendo un tributo di sua scelta. Nel trambusto degli ultimi giorni, il meglio che la squadra della dottoressa Gola era riuscita a fare era stato mettere a disposizione cinque o sei generi alimentari di base che gli sponsor avrebbero potuto inviare ai tributi. «Vi state chiedendo cosa ci guadagnate voi?» cinguettò Lucky. Poi spiegò il sistema delle scommesse. Una cosa semplice con le classiche alternative. Vincente, piazzato e trio, già note a chi giocava ai cavalli prima della guerra. Chiunque volesse inviare un dono in denaro per sfamare un tributo o piazzare una scommessa su un concorrente, doveva solo passare dall'ufficio postale di zona, dove il personale sarebbe stato lieto di dare una mano. A partire dal giorno seguente, gli uffici sarebbero stati aperti dalle 8 del mattino alle 8 di sera, per concedere a tutti il tempo di piazzare le loro scommesse prima del lunedì, giorno inaugurale dei giochi. Dopo aver presentato quelle innovazioni, a Lucky non restava poi molto da fare, ma riuscì comunque a inserire nel programma qualche trucco di magia, come versare vino di colori diversi dalla stessa bottiglia per brindare a Capitol City e far uscire una colomba dalle maniche a campana della giacca. Delle coppie mentore tributo in grado di partecipare, solo la metà aveva qualcosa da presentare. Coriolanus chiese di essere chiamato per ultimo, sapendo che nulla avrebbe potuto competere con Lucy Gray ma volendo avere lo spazio di chiusura per fare colpo. Gli altri mentori fornirono informazioni di base sui loro tributi, cercando al tempo stesso di metterci dentro qualcosa di memorabile che incoraggiasse il pubblico a sostenerli. Per dimostrare la forza di Jessop, Lisistrata rimase seduta con grazia sulla sua sedia mentre lui la sollevava sopra la testa senza alcuno sforzo. Sirk, il ragazzo del distretto 3 di Io Jasper, Dichiarò di poter accendere un fuoco con un paio di occhiali e lei, con le sue competenze scientifiche, suggerì vari angoli e ore della giornata che gli avrebbero facilitato il compito. L'altezzosa Juno Phipps confessò di essere rimasta delusa nel vedersi assegnare il minuscolo Bobbin. Una Phipps, membro di una delle famiglie fondatrici di Capital City, non meritava forse qualcosa di meglio del distretto 8? Ma lui l'aveva convinta quando le aveva rivelato cinque modi diversi in cui poteva uccidere qualcuno con un ago da cucito. Coral, la ragazza del distretto 4 di Festus, fece valere la sua abilità nel maneggiare un tridente, un'arma generalmente disponibile nell'arena. Diede una dimostrazione con un vecchio manico di scopa, brandendoli in maniere così complesse da lasciare pochi dubbi sulle sue competenze. La familiarità con le mucche dell'ereditiera dei latticini Domizia Wimswick si rivelò un vantaggio. Spumeggiante di natura, coinvolse il suo muscoloso tributo del distretto 10, Tanner, in una conversazione sulle tecniche di macellazione così approfondita che Lucky fu costretto a interromperli quando sforarono il tempo concesso. Arachne si era sbagliata riguardo all'interesse che il tema poteva suscitare. Perché Tanner si guadagnò il maggior numero di applausi della serata, almeno fino a quel momento. Coriolanus ascoltava con un orecchio solo mentre si preparava a entrare in scena con Lucy Gray. Felix Ravenstil, pronipote del presidente, stava tentando di fare buona impressione presentando la ragazza del distretto 11, Dill, ma Coriolanus non capiva dove volesse arrivare, visto che ormai le condizioni di salute della ragazza dovevano essere così gravi. Che anche i suoi colpi di tosse si sentivano a malapena. Tigris aveva operato un altro dei suoi miracoli sul vestito di Lucy Gray. La sporcizia e la fuliggine erano sparite, lasciando le balze sovrapposte dei colori dell'arcobaleno perfettamente pulite e inamidate. Aveva mandato anche un vasetto di blush scartato da Fabricia in fondo al quale restava un pizzico di prodotto. Tirata a lucido, con le guance e le labbra sfumate di rosa. I capelli raccolti come durante la mietitura, Lucy Gray aveva l'aria di una che, secondo le parole di Pluribus, sapeva ancora come ci si divertiva. Credo che le tue probabilità aumentino di minuto in minuto, disse Coriolanus, sistemandole un bocciolo di rosa acceso tra i capelli. Si abbinava a quello che aveva lui sul bavero, in caso fosse necessario ricordare a chi apparteneva a Lucy Gray. Beh, sai come si dice. Non vendere le penne della ghiandaia imitatrice prima di averla uccisa, commentò lei. La ghiandaia imitatrice? Coriolanus si mise a ridere. Ho proprio idea che te le inventi queste cose. Questa no, la ghiandaia imitatrice è un uccello vero, gli garantì. E c'è anche lei nel tuo spettacolo? chiese. Non è il mio spettacolo, dolcezza, è il tuo. Di Capitol City, a ogni modo, rispose Lucy Gray. Penso che tocchi a noi. Lei con il vestito pulito, lui con la divisa ben stirata, la loro sola apparizione spinse il pubblico a un applauso caloroso e spontaneo. Coriolanus non sprecò tempo a porle un sacco di domande che non interessavano a nessuno. Si limitò quindi a presentarsi, poi indietreggiò, lasciandola sola sotto i riflettori. Buonasera, sono Lucy Greybird, dei Bird che sono anche Covey. Ho cominciato a scrivere una canzone quando ero ancora nel distretto 12. Prima di sapere come sarebbe finita, le parole sono mie. La musica è di un vecchio pezzo. Da noi la chiamiamo Ballata. È una canzone che racconta una storia. E credo che questa sia la mia. La ballata di Lucy Greybird. Spero che vi piaccia. Negli ultimi giorni, Coriolanus l'aveva sentita cantare decine di canzoni che contenevano di tutto, dalla bellezza della primavera alla disperazione per la perdita di sua madre. Ninne-nanne e pezzi trascinanti, pianti funebri e canzonette. Lei aveva sollecitato la sua opinione, valutando le reazioni a ogni brano. Coriolanus era convinto che alla fine avessero scelto una deliziosa canzone sul miracolo dell'innamorarsi, ma bastarono poche battute per fargli capire che si trattava di un pezzo mai provato in sua presenza. La melodia evocativa creò l'atmosfera, e le parole fecero il resto quando Lucy Gray cominciò a cantare. Con la voce arrochita dal fumo dell'arena e dalla tristezza. Da bambina sono caduto in un fosso. Da ragazza sono caduta tra le tue braccia. Ci sono toccati i tempi duri e abbiamo perso i nostri colori. Tu ti sei lasciato andare e io ho vissuto del mio fascino. Ho danzato per pranzare, sparso baci come miele. Tu rubavi e scommettevi e io dicevo che dovevi. Abbiamo cantato per la cena, ci siamo bevuti i soldi. Poi un giorno sei sparito, dicendo che ero una poco di buono. Bene, d'accordo, faccio schifo, ma neanche tu sei un granché. D'accordo, faccio schifo, ma non è una novità. Dici che non mi amerai? Non lo farò neanch'io. Lascia solo che ti ricordi chi sono io per te. Perché io sono quella che ti guarda le spalle quando scappi. Sono quella che sa quanto coraggio hai avuto. E sono quella che ha sentito cosa dicevi nel sonno. Porterò questo e altro con me nella tomba. Più prima che poi finirò sottoterra. Più prima che poi ti troverai solo. Allora mi chiedo, a chi ti rivolgerai? Perché quando suona la campana, amore, dovrai arrangiarti. E io sono quella a cui hai permesso di vederti piangere. Conosco l'anima che ti sforzi di salvare. Peccato io sia la scommessa che hai perso nella mietitura. Adesso cosa farai quando sarò nella tomba? Nell'auditorium si sarebbe potuto sentire uno spillo cadere, quando terminò. Poi ci furono alcuni singhiozzi, qualche colpo di tosse, e infine la voce di Pluribus che gridava Brava! dal fondo, seguita da un applauso fragoroso. Coriolanus sapeva che quella cupa, commovente e anche troppo personale descrizione della vita di Lucy Gray aveva colpito nel segno. Sapeva che nell'arena sarebbero affluiti fiumi di doni per lei, che il successo di Lucy Gray anche ora si rifletteva su di lui, facendone un suo successo. Gli snow si posano in cima e tutto il resto. Sapeva che avrebbe dovuto essere entusiasta per quella svolta e fare salti di gioia nel suo intimo pur mostrando un contegno compiaciuto e pur modesto ma quello che provava in realtà era gelosia